Cari amici di Linea Verde, buona domenica e bentornati in Perù. Dopo aver lasciato la zona sud-est delle Ande, quindi i 4.000 metri di altezza, dopo aver lasciato la città perduta degli Inca, dopo aver abbandonato il lago più alto del mondo navigabile, il lago Titicaca, 4.050 metri, siamo nella capitale, siamo a Lima. Prima di raggiungere il polmone verde più grande del mondo, abbiamo pensato di intervistare, di chiamare un grande esperto di questioni ambientali, professor Manuel Rio. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto, la foresta amazzonica quanto è importante per il mondo? Bueno, la foresta amazonica si caratterizza per la diversità. È la diversità a caratterizzare la foresta amazzonica. E questa è in grado di offrire un'infinità di benefici non solo a te, ma a tutta l'umanità. Il valore della foresta amazzonica sta proprio in questo, nella sua diversità. Tutte le cose che si trovano lì possono rappresentare veramente una ricchezza per il benessere dell'umanità. Lì si trovano le basi per l'industria, per il benessere e mille altre cose. Non basterebbe un'intervista per descriverti veramente il valore della foresta amazzonica. Ecco, professore, si è stato tagliato un 20% della foresta amazzonica e per il mondo questo è letto come un disastro ambientale. Ma è così? Sì e no. Ah, sì. Se distruggiamo una diversità, per sostituirla con una monocoltura di poco valore economico, allora no. Nel senso che ese cambio non è per sempre. Perché quel cambiamento durerà poco tempo. E l'agricoltore sarà costretto ad abbandonare la terra al massimo dopo 5-6 anni. Ma la foresta in seguito andrà a riappropriarsi di quel posto. Per questo, sorvolando l'Amazzonia, vedrai sempre il verde. E questo è un bene. Quindi, sì, da questo punto di vista, perché bisogna dare ai boschi la possibilità di rigenerarsi. Sono gli alberi giovani, gli alberi che crescono a produrre ossigeno. Nulla di ciò che è vecchio produce qualcosa. Alla natura non piacciono le cose vecchie. Bisogna che ci sia sempre un costante rinnovamento. Sono solo i boschi giovani a produrre ossigeno nella fase della crescita. Quando l'Amazzonia diventa vecchia e rimane inalterata, tutto l'ossigeno che produce lo consuma per se stessa e a noi non rimane nulla, non serve. Professore, adesso che io affronterò questo viaggio, che cosa mi aspetta? Stai per visitare uno dei luoghi più belli dell'Amazzonia peruviana. Vedrai per prima una città veramente tropicale, cosa non comune in Perù. Poi vedrai i boschi di cui ti parlavo prima, gli alberi giganti, la vegetazione intermedia, le piante, gli animali, gli insetti. Non sarai in grado di riconoscere tutto quello che vedrai. È tutto così diverso. Amici di Linea Verde, abbiamo appena lasciato Iquitos per raggiungere uno dei villaggi che si trova lungo il Rio delle Amazzoni. Allora, per darvi qualche idea, per farvi capire quanto è grande questo fiume, vi posso dire che è lungo ben 6.800 chilometri, copre una distanza da New York a Berlino, attraversa il Perù, la Colombia e sfocia poi nell'oceano dopo aver attraversato tutto il Brasile. La foce, pensate, appunto in Brasile, è larga 250 chilometri, quanto l'intera costa del Lazio. È tutto vero quello che ho detto fino adesso, Felice? Assolutamente vero. Allora, assolutamente benvenuto a Linea Verde, Felice. Grazie. Felice, uomo nato in Sicilia, vissuto per gran parte della vita dove? A Milano. Milano, e poi è deciso invece di venire qui in Perù. A Iquitos, ma come mai? Sono arrivato qui per turismo, poi mi sono innamorato completamente dell'Amazzonia peruana, è uno dei posti, meno toccati, non ancora sono arrivate le grandi multinazionali a tagliare i boschi in forma massiva, e quindi abbiamo una grossissima estensione di boschi primari che sono ancora in stati quasi selvaggi. Ma le persone che vivono qui, di che cosa vivono? Principal modo vivono dell'agricoltura, un'agricoltura molto primitiva, solamente per i bisogni familiari,
e poi maggiormente la pesca. Qui la gente mangia molto pesce. Ah, questo è uno dei battelli che abbiamo incrociato adesso, perché Iquitos è una delle poche città al mondo che può essere raggiunta solamente via cielo. O via fiume. O via fiume, certo. Negli anni 20, all'inizio del 1900, Iquitos ha avuto anche un boom economico, sì, grazie al caucciù, alla gomma. Esatto. Fu un periodo molto di splendore della città di Iquitos. Infatti possiamo vedere questi bei palazzi con queste piastrelle portoghesi, spagnole, cioè, sembrava una piccola Europa. E poi cosa è successo? Successo che si portarono via i semi, sì, del caucciù, della gomma, piantarono i semi in Malesia, e di lì fecero grandi piantazioni e quindi l'interesse economico si spostò su quel lato del mondo. Allora, siamo arrivati felici al villaggio? Giusto dietro la curva siamo arrivati al villaggio.